dappertutto sta, dappertutto. Va bene, ciao. Mi dici che Gaspar ti ha pagato per fare queste cose, dai, non ci credo, fratello, non ci credo, fratellino. Non sparare minchiate, fratellino. Gasperino il carbonaro non ti ha dato manco un euro, fratellino, fratellino, fratelletto. Non sparare minchiate, che ti cresce il naso. Ma perché Fabietto non c'è? Amore. C'è una ragazza che vuole entrare. Sì. Elisa Abbalfati. Lo facciamo entrare? Sì, vuole entrare. E dove sta? E Invitala, invitala. dov'è? Elisa? E dov'è? Dicono che ha iniziato Pinocchio su Rete 4. Non la trovo io sta Lisa. Elisa, Lisa, Lisa, Lisa. Elisa. Dov'è sta Elisa, amore? Ma che ne so, stava a fare la simpatica. E dov'è? Ma vedi il brasiliano Kikersini. Mamma mia. Ma lascialo sta. Fermatelo. Dai, Fermatelo proprio. vabbè. Sono natalizi. Mamma mia, ma che ha fatto? Mannaggia la puttana. Oh, non riesco a trovarla, oh. Non riesco a trovarla. Qui stanno dicendo che Fabio sta arrivando sul cazzi tuoi. Allora. Oh, Detective Conan. Ma qui sono tutti uomini. Non ci sono donne. Beh. Anzi no, voglio accettare il mio amico, amore. Ti ho visto ora, scusami. Che bello sto albero. Amore, qual è il bello? È mio amico. Papà, saluta Coso che ci sta in diretta. Fratellini. Aspetta, ve lo faccio vedere. Salutalo. Ecco. Ciao. Amo, ciao, fratelli. Ciao. Ancora decine di migliaia di euro. Salutalo. Ciao. Ciao. Perché se avessero detto già in tre mesi in diretta, non messo in diretta con lui. Questa è la prima cosa da cui voglio partire. La seconda, gli assembramenti che hanno visto. Ma che bello è l'albero che hanno fatto, eh. Hanno fatto un albero? Dai, Arge! Ciao! Ciao! Che fate lì? Per cui, treni, aerei e quant'altro, autostrade, piene fino al 21. Da domani in poi, che fai a Natale, fratelli? Non si capisce perché si poteva fare a Natale, non mi tocca cagare il disacchetto.
E mi dovrei pure chi fa i letti umidi. Dai, che stai a lavorare, visto che stai a far bagno. Per Natale del merda. Che devi fare? È così. Meno male che per me Natale è stato tutti i giorni, tranne che a Natale, guarda. Così va a finire. C'hai ragione. Ma non se ne capisce il motivo. Amo, ti saluta Isa, abbaffato. Che cazzo è? Yeah, va. La scambista. Ah, già. Dai, facciamoci una foto. Amo, vieni, fatti la foto. Hai fatto bene. Va bene, grazie. Bello, bene. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao. Lo sai che invece mi sembrava profilo il mio amico, mi sono sbagliato. Poi dopo il giorno dopo faccio pure la figura del coglione. Oh no, che mica va da vongole, fratello. Amo, mi sa che questo è Fabio, o no? Ha guadagnato. Credo, eh. 1.000 follower per 1.500 euro. Alla fine lui che cazzo ci guadagna? Manco gli fanno fare la pubblicità. Credo, ma non penso che sia Fabio questo. Vabbè, 1.500 euro per 30.000 follower non so niente. Poi quando sono vivi, fratello, è ancora di meno, devi dire la verità. No, non è Fabio. Oddio. Amo, questo è Fabio. Che cazzo ne so fare? No, c'è sta il puntino. Ah, non l'avevo visto il puntino, sai. Però questi stanno proprio attenti ai dettagli, eh. Mamma mia, che figlia della mignotta, che so se mi scherzo. Questo l'ha fatto proprio bella. Sono forti, sono forti. Oh, 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 Detective Conan. Non lo so, voglio guardare la chat che scrive. Oh, non bestemmiate, eh. Fratellino, fratelletto, ti voglio presentare Bulls Growth. Sai di cosa parliamo? Incremento di follower, fratellino. I numeri che hai sempre sognato di avere sul tuo profilo Instagram. Oggi è facile, fratellino. Affidati a dei professionisti, non ragazzini. Assolutamente nessun tipo di bot. Tutte le operazioni vengono fatte manualmente e i tuoi follower saranno reali. Vuoi fare i numeri che sogni? Fai swipe up. Non lo so, amo, che faccio? Entrare qualcuno? Chiudo. Fabio non entra. Dai, invitate Fabio. Amo, gli scrivi a Fabio, ti ha bloccato. E chiamalo, no? Chiamalo. Avvicina. Non vuole entrare. Se non vuole entrare, non sarà bene. Sì, va bene. Fabi, tu entra in diretta, dai. Thank you.
Ah sì, non accetti, pezzo di merda. Mamma mia. Forse... Ah, non è Fabio. Forse... No, non è Fabio. Sembrava Fabio. Fabietto! E non è Fabietto, amore mio. Sono un Fabietto. Quello che lo prende in culo ridendo. Sono un Fabietto. Quello che lo prende il culo. Non mi dire che non va. E non c'è Fabietto, ragazzi, non c'è Fabio. Sono io, accetta, non sei tu. Allora, Fabio ha le X. Vediamo. Come ti ha muovitato? Che hai fatto? Non è, questo c'ha un punto. Un punto è Enrico Basso, non è Fabietto. No, è arrabbiato, arrabbiato con te. Perché prima... se il burlone ha messo in viaggio. Che bello che è il burlone, eh? Bravo uomo. Chissà perché. Posso dire che lo preferiamo come... Guardami, chissà perché, eh? Chissà perché. Lo so come si scrive Fabio, ma non è Fabio, idiota. Chi ti sta seguendo? Non t'azzarda qua, t'ammazzo. Cosa segui tu? Provaci. Provaci. Tieniti il culo stretto, però. Conviene. A parte che se entra non senti nemmeno. Ci fidiamo, naturalmente. È il culo rotto questi, quindi non c'è problema. A me mi stanno vedendo le vampate. Ma ha scritto Fabio. Con me hai chiuso. Non c'è Fabio. Oh, la gente poi dice che io non so legge. Non è Fabio, ragazzi, non è Fabio. Ha un puntino sopra e ha un rigo basso. Non è Fabio. Non è Fabio questo. Mi chiamo brasiliano. Perché? Non mi chiama brasiliano.
Non è Fabio, ragazzi. Allora, io ora vi accontento. Faccio entrare sto Fabio. In attesa. Non entra Fabio, ragazzi, avete sentito prima, ha detto avete chiuso, avete chiuso, ha chiuso con lui. Non è affatto. Lo vedi come sei fatta? Vieni qua. C'è piove. Che c'è? Vai, io messa in diretta. Già. No, non dai, ma chi te lo tocca? Qui scrivono che Fabio c'è. Dove sta Fabio? Non c'è Fabio, ragazzi, non c'è Fabio. Non è il vero Fabio, madonna. Che palle, ma non sa. No, poi dicono a me che un sol legge. Non è il vero Fabio, ragazzi, non è il vero Fabio. Se notate c'è, dopo che c'è la linea prima, c'è il punto sopra, non è Fabio. Non è lui, non è lui. Guarda. Allora, io gli mando la richiesta, ma non è Fabio, ragazzi, non è Fabio. Non è Fabio. Vedi che non è Fabio? Non è Fabio. Oddio, no, ti voglio qua. Allora, di chi è questo numero? 320-788-9... C'è scritto Simona Vergara. 320-788-9-941. Questo è mio? In realtà il mio inizia con 351, quindi... non è il mio, ragazzi. Fammi chiamare. Chiamiamo? Sì. Dai, chiamiamo. Allora... 320... 320...
78 78 89 89 941 941 Pronto? Pronto, parlo con Simona Vergaro? No. Con chi? Con chi parlo? No, io. Ma chiamato lei. Io sono fratellino. Colui che ha preso il muro. Ma io sono 17-27, ho preso il muro, fratelli. Bravo. Ma che non mi conosci? Bravo, piacere. Ma pensa. Ma perché ho scritto questo numero? Vabbè, niente, ciao, ti ringrazio. Antipatico. E ragazzo subito cornuto. Si è messo subito un mezzo. Ah! Oh, qui ci stanno scrivendo numeri. Dateci un numero di vostra madre, che so. Dai, leggi un numero. Leggo un numero, dai, scrivete un numero, magari vostra madre, ma non voi stessi. Amo, chiude fra un minuto. Riapro subito ora. Sveglia 380 19 07 308 308 Mamma, non c'è un cazzo. Ciao Nico. La mamma di Alfredo. Non c'è Fabio, ragazzi. Vabbè. Vai. Amore, c'è Fabio invece? Quell'età? C'è Fabietto. Credo se Fabio. Vabbè, frate, ma sai che è? Che bisogna vedere se sta cosa poi continua e c'è un riscontro positivo, capite? Questo è il fatto. Perché tu ce l'hai il riscontro positivo, perché a te ti chiamano le aziende, tu sponsorizzi. Non è Fabio, fai, vero? Vendi le scarpe. Ma se questo fra un mese o due si ferma, sponsorizza. Amo, abbiamo il numero di una sorella. Sì. Daniele. Non è una cosa sicura. O di un prete. Della sorella. Della sorella. E mio zio è frocio. Aspetta. Ecco. 347. 347. 87. 25. Sì. 637. Okay. Come si chiama tua sorella? Mia sorella. No, di questo qua, che c'entra la tua? No. Niente. Sta a fare sesso telefonico. E lascia stare allora. Sì, chiama la mia mamma. Bello, fratelli. Bello, fratelli. Perché non mi scelti nella diretta? Che ti dico due parole. Mi faccio anche due scorreggenze, dai. Ma che è sto schifoso? Come lo scuri gente? Ma li mortacci. Amo, chiamiamo la mamma di questo Alberto. Da. Allora, dov'è andato? Ecco, 320. 3, scusami, 328. 22. 62. 28. 65. È la mamma di Alberto D'Alessandro. Ecco. Non è corretto. Ha dato 10 numeri in più. Mio fratello. Ci sono, Simona, non è Fabio. Mio padre. Amo, chiama tuo papà, no?
Non vuoi chiamare tuo papà? Mia zia Franca, la vuoi il numero della zia Franca? Dai, chiama zia Franca, amore. Di mezza volta 327 44 58 717. Si chiama Franca. Bella, sì. Pronto, parlo con zia Franca? Sì, sono io. Serve, mi ha scritto suo nipote per dirmi se voleva fare un po' di sesso telefonico. Ok. Allora, lei si comincia a masturbare. Io la raggiungo. Prego. Mortacci tua. Noi vogliamo il numero delle donne, non dell'uomini. Posso chiamare? E non ce lo danno il numero di mia suocera, grazie. Come tua suocera, grazie. Chiamiamo la suocera, grazie. Suocera. Di chi? Grazia si chiama. Grazia? Sì. Vai. 333 333 28 22 013 013, grazie. Grazie. Sì. Pronto, parlo con la zia Grazia? Salve. Allora, quello stronzo di suo nipote mi ha detto di chiamarla per fare un po' di sesso telefonico. Suo nipote. Non lo so, io perché sono in diretta su Instagram e mi ha detto suo nipote, chiama mia zia Grazia. Simone. Simone, sì, Simone. Simone? Non si chiama Simone. Simone. Davvero? Quanti anni c'ha? Pensa che stronzo, ha 26 anni e ancora fa queste cose, Simone. Mamma mia. Io sono una persona... Simone, ma poverina tua zia! E ci ha dato il numero di sua zia e ci ha detto, guarda, chiama mia zia che voleva un po' di sesso telefonico. Le risulta a lei? No, vabbè, Simone, ma che figure ci fai fare, Simone? Simone, ma che cavolo ci fai? Poverina zia Grazia. Signora, l'abbiamo disturbata. L'abbiamo masturbata? Che merda! Simone! Sì, era un coglione. Zia Grazia. La suocera, mamma mia, ha detto amore. Sì, ora mi date tutto il numero delle zie. Non c'è Fabio, amore. Non c'è Fabio.
Dicono che c'è zia Monica, mo. Dove? Ma che cazzo c'è zia Monica? Ti giuro. Ma non sei Fabio, ma smettila, guarda, ti levo anche perché mi hai rotto il cazzo. Chi è? Oh? Se non togli il dito... ragazzi, non ce l'ho il dito sul microfono. Mettetelo al culo. Anzi, guarda, lo stacco.